C'è il premio del pubblico e del miglior film, e allora chiamo sul palco per il premio del pubblico, votato proprio, ci sono state migliaia di voti sul sito, ce ne fossero stati più di 20 per me, lì era libero, non c'è stato niente da fare, credo. Chiamo Andrea Razza. Eccoci qua. Del mondo dei doppiatori, dove sei Andrea, e grazie anche a te per tutto quello che fai, per il nostro bellissimo lavoro che stasera veramente quando credo ci insegui nelle sale abbia avuto nuova linfa vitale con le istituzioni e grandi personalità che stanno sottolineando l'importanza del doppiaggio in tutti i suoi settori, in tutti i suoi settori, compreso quello dei nostri amici che creano. Scusa, dei suoni. Andrea, ne approfittiamo anche per dire una cosa. Sì? Che il ministro, che è stato così carino a stare qua con noi, poi ci tiene a dire questa cosa, che partono delle iniziative proprio rivolte alla scuola, ai licei. Stasera abbiamo Rossellini, liceo Rossellini, possibile? Sì, vi domani sento, domani andrà a scuola. Bravi. Però. Oh. E il liceo artistico di Ripetta, credo, vero? Insomma, partono delle iniziative, eccovi, ciao ragazzi, e partono ragazzi, delle iniziative proprio anni. Tra il sono nostro i professori. Mondo. Ah, alla preside sei? È occupato il liceo sto periodo il tuo, perché mi fio non ci stanno mai, fa artistico. Te faccio doppiare da Di Meo, sta qua, te capisco io. Vabbè, no, via Ripetta, però io lo conosco benissimo. Anche loro ti conoscono, infatti ho le foto all'ingresso. Ma non è per quello. Andrea, ma dici bene, qual... premio interrompilo, del pubblico, grazie. Il premio del pubblico è un'emozione veramente grande, poter rappresentare il pubblico che stima, ama il doppiaggio, è un onore, grazie anche alla Ince di averci dato la possibilità di partecipare al premio. E i doppiatori per noi ci trasmettono le emozioni, sono le emozioni che sentiamo, ci hanno fatto sentire avvocati, medici, ingegneri, pur senza esserlo, ogni sera al cinema, a casa, quindi grazie a voi. E questo premio del pubblico raccoglie veramente le emozioni di tutti noi. E non grazie abbiamo tutto clip, a te Andrea per tutto l'impegno che stai mettendo, cercando di portare sempre più in alto il nostro... Apriamo sì, la busta. Busta, non abbiamo clip, tengo io. Però vi grazie motivi. Pino. Sì, non ci sono clip perché non lo sappiamo. So che ci sono state veramente migliaia di voti, strappa tutto. E il premio del pubblico 2014 va a Francesco Pezzulli. Sali sulle sedie! Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che c'è scritto? Ma è il tuo nome? Hai fatto un quadro col tuo nome? Chi te l'ha fatto? Voto Pezzulli. Aspetta, con l'hashtag, vieni su. Sali, sali. È pazzo. Ma da qualche parte, fermi con sti fari. Vieni, amore. Ma come voto Pezzulli con non l'hashtag? Non è una pubblicità occulta, giuro. È esplicita. Allora, lo diciamo? Dai, ci sono delle ragazze che sono venute da tutta Italia. Dai, tengo io. Del fan club leodicaprio.it. Ci sono ancora? Ah. Eccovi, ciao. Eccole. Sono quelle che stanno a prua sulla nave. Bravo. Sono rimaste sul Titanic. Grazie. Grazie ovviamente perché il premio per prima cosa va a Leonardo DiCaprio per la sua straordinaria interpretazione. Siamo riusciti dove hanno fallito gli americani, non hanno mai dato un Oscar a DiCaprio, secondo me ne doveva vincere almeno 5, in minima parte per intersposta persona, insomma l'ha vinto anche lui questa sera, grazie. Ma te lo sei meritato tutto, veramente. Allora, l'ultima volta che ho visto Pino era l'anteprima di Django, sì. Tu hai incontrato Jamie Foxx, sì. E hai fatto ciao Jamie e lui ti ha detto ciao Paino. Puino. Puino, Puino. Puino. Ma ha detto ciao Puino. Io ciao ho detto Puino. Allora ciao Gemai. Sono andato avanti mezz'ora. Ma perché gli ha, Franco Nero ha detto lui ti ha doppiato Ray a Django, gli ha spiegato prima. Io sono arrivato lì e ho fatto allora Puino. Me lo ridai questo? Sì, scusa, scusate, grazie. Ma mi ha fatto ridere. Poi allora, ci sono anche delle dediche, non ve le leggo perché vabbè, mi commuovo. No, a parte gli scherzi. Natascia, allora, il premio. Il premio lo dai ad Andrea che lo dà okay. A Pezzulli. Francesca, che non so con quale ha detto di te. Certo. L'hashtag anche io voglio fare la dedica da parte però. Del pubblico. Sì. Oddio, sembra quelle cose della box. Una dedica. Sì. Una dedica anche io
ai miei genitori, qua ce n'è uno, l'altra c'è il babbo, la mamma sta con il piccolino a fare la babysitter. Per un attimo pensavo, no. Qui c'è babbo, mamma sta con... No, cioè quello che dicono... Il papà era consenziente a una situazione del genere, grazie, mi dispiaceva. Grazie, non scherziamo, a toccare la famiglia che è sacra. No. Conosco anche la tua moglie, è incinta al nono, al mio all'ottavo, quindi ci siamo quasi. E noi c'eravamo quel giorno. Ti vengo a cercare a Monteverde. Allora, una dedica, grazie papà e mamma che hanno creduto in me quando neanche io ci avrei mai creduto, e quindi io da giovane padre spero che tutti un giorno crediate nei vostri figli. Grazie. Grazie Franci, bella, grazie davvero, meritato. Grazie ad Andrea Razza, grazie. Ciao Puino. Ciao, bravo. Devo dare bravo una davvero. Mollalo il microfono. L'hashtag. Questa è bellissima, eh. Questa è bellissima. È pazzo!